Benvenuti. Il documentario di oggi racconta la nascita del primo ghetto ebraico, quello di Venezia, avvenuta mezzo millennio fa, nel 1516. Oggi ghetto è un termine comune che si usa anche in tanti casi in cui gli ebrei non c'entrano niente. Ma Venezia nel Rinascimento fu la prima città europea a decidere che gli ebrei, che per tanti secoli erano vissuti insieme ai cristiani, d'ora in poi potevano essere tollerati solo a patto di stare rinchiusi e segregati in un loro quartiere. Anche questa volta, per presentare il documentario, ha accettato di collaborare con ACDC, qualcuno che su questo argomento complesso ha una competenza specifica. Di Venezia è il primo ghetto a costituirsi in Italia, fra l'altro quello dei ghetti è un fenomeno essenzialmente italiano e si costituisce nel 1516. È una risposta a una decisione che viene presa, una domanda che viene fatta: tenere o meno gli ebrei a Venezia? C'è chi li vuole espellere, c'è chi li vuole tenere e il risultato è un compromesso, cioè tenerli ma chiusi. Il ghetto viene costruito rapidamente nell'isola di Cannareggio, che è separata, è un po' separata dal resto della città ai margini, e sottolineo questo perché poi molto spesso il ghetto sarà invece centrale, come a Roma, in uno spazio centrale dentro il tessuto urbanistico. Il ghetto viene costruito nell'isola di Cannareggio, le case vengono chiuse sull'esterno, vengono costruite delle mura in modo tale che non ci si possa affacciare all'esterno, il ghetto si apre all'alba, si chiude al tramonto, ci sono delle guardie che sorvegliano. Il ghetto di Venezia è fondamentale per due motivi. Il primo è interno al ghetto stesso. Il ghetto è un centro culturale, vi si sviluppa musica, poesia, studi filosofici, studi cabalistici, sono rapporti col mondo cristiano, rapporti con gli altri ghetti. Non è una prigione chiusa, è qualcosa di molto diverso, in cui fra l'altro c'è un rapporto forte fra cristiani ed ebrei dentro il ghetto. Inoltre, il ghetto di Venezia è anche un posto di passaggio di persone che vengono da mondi diversi. Ci sono gli ebrei ashkenaziti, i tedeschi, quelli del primo ghetto, che sono essenzialmente prestatori. Ci sono poi i marrani, cioè gli ebrei convertiti al cristianesimo forzatamente, che tornano all'ebraismo, che passano dall'impero ottomano, dal Portogallo, da Ponente e da Levante, che si confluiscono in quelli che poi saranno i ghetti di Venezia. Il ghetto vecchio e poi il ghetto nuovissimo nel 1633. Quindi un mondo estremamente complesso, non soltanto di prestatori, ma di commercianti, anche di commercianti su scala molto ampia mediterranea, che avrà un'importanza fondamentale nella cultura e nell'economia di questi secoli. Venezia, un mito che supera i confini del tempo. Forse la città più bella del mondo, visitata da milioni di persone, fotografata milioni di volte. Soprattutto alla luce del tramonto, Venezia mostra tutto il suo fascino, che non ha eguali al mondo. Una città costruita sull'acqua, un tempo signora dei mari, da visitare almeno una volta nella vita. Ma esiste anche un'altra Venezia. Lontano dai percorsi turistici più noti, si celano segni misteriosi che avrebbero molto da raccontare. Tuttavia, quasi sempre affrettiamo il passo e il racconto si interrompe.
Chi vuole davvero conoscere Venezia deve fermarsi qui e ascoltare. Siamo nell'antico ghetto ebraico, da secoli parte integrante della Serenissima. Tipicamente veneziano, eppure anche tanto diverso. Un universo a sé stante, una vera e propria città nella città. Il ghetto è legato indissolubilmente alla storia di Venezia. È qualcosa che si capisce da tantissimi piccoli dettagli celati dietro ogni angolo. Questi segni raccontano la storia della presenza ebraica a Venezia. Una storia che narra di oppressione e privazioni, ma anche di voglia di vivere e felicità. Quindi è un luogo che è per molti secoli un luogo ambivalente, un luogo della separazione ma anche un luogo del contatto, dell'incontro. E il ghetto era un luogo di costrizione, era un luogo dove loro erano stati tenuti, fra virgolette, prigionieri. Gli ebrei non hanno mai potuto accedere alla proprietà. Qui ci furono delle discriminazioni, ma non ci fu quasi mai violenza. Oggi la porta del ghetto passa quasi inosservata. Attraversandola si raggiunge un punto di incontro, un luogo pieno di vita. Ma non è stato sempre così. Il 29 marzo 1516, la Repubblica di Venezia ratificava una decisione che avrebbe avuto profonde conseguenze. Tutti gli ebrei che già vivevano a Venezia da tempo e tutti quelli che vi si erano stabiliti da poco dovevano essere rinchiusi in uno stesso luogo, chiamato El Ghetto. Il sito era stato individuato con cura. Allora non si trovava infatti nel cuore della città, ma ai suoi margini. Non dovevano esserci chiese cristiane, né spazi o terreni consacrati. Soprattutto doveva essere facile da delimitare e da sorvegliare. Venezia aveva scelto volutamente un luogo abbandonato, fatiscente, una ex zona industriale dell'epoca in cui venivano gettati gli scarti di rame. Per gli ebrei che vi arrivavano c'erano solo case diroccate, sporcizie e rifiuti. Qui avrebbero vissuto da quel momento persone come Elia Calimani, che è stato uno dei primi a trasferirvisi. La sua famiglia era destinata a diventare una delle più importanti del ghetto. La famiglia Calimani esiste ancora oggi. Incontriamo un discendente di Elia, Riccardo Calimani. Un giorno un amico mi regalò un libro sulla diocesi di Treviso nel 1350. E francamente della diocesi di Treviso nel 1350 mi interessava poco, però lo guardai lo stesso e scoprì che i Calimani venivano da Treviso e il Calimano Bono e Tonesto fu tra i primi a scappare da Treviso per arrivare a Venezia. Molti altri ebrei si rifugiarono nel ghetto insieme a lui. Provenivano dalla Germania, erano chiamati ebrei ashkenaziti. Scappavano dalle guerre e dalle persecuzioni nei vari territori intorno a Venezia. Il ghetto era infatti anche uno spazio protetto. Fin dall'inizio gli ebrei trattavano qui i loro affari. Allora, il Calimano Uomo Bono e Tonesto scappa da Treviso e probabilmente era un prestatore a Treviso e arriva a Venezia e fa il prestatore a Venezia. E questa famiglia è diventata più veneziana dei veneziani. Elia Calimani faceva quindi il prestatore, una professione che era stata assegnata agli ebrei dai cristiani. Il prestito del denaro a interesse era un'attività vietata dalla Chiesa per motivi religiosi. La Bibbia dice infatti: non prenderai interessi dai tuoi fratelli. Tuttavia, la società dell'epoca aveva un disperato bisogno di credito. Venezia decide allora di offrire agli ebrei di soggiornare in città se e solo se accettano di prestare a denaro.
Siccome la Chiesa considerava il prestito del denaro un peccato mortale, gli ebrei erano già peccatori per loro natura stessa e quindi potevano essere impiegati per quella che oggi si chiamerebbe in maniera molto semplice una questione di banca e di prestito. Al campo, la piazza centrale del ghetto, i nuovi arrivati allestivano subito un mercato. Proprio qui Elia Kalimani apriva la sua banca, il Banco Rosso. Nei secoli successivi il ghetto sarebbe diventata la grande casa degli ebrei veneziani e il campo il suo centro. Come da tradizione ebraica, Elia appendeva un piccolo astuccio all'ingresso della sua banca. Questo oggetto si chiama mezusa. Al suo interno c'è un rotolo di pergamena su cui è scritta una preghiera in ebraico. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kiteshanu Bemitzvotav Vetzivanu Likboa Mezuzah. Amen. La sua funzione è portare fortuna alla casa sulla quale viene affissa. Secondo un'antica tradizione, la mezuzah è inchiodata in posizione obliqua. Serve infatti a ricordare che solo Dio può raddrizzare tutti i torti. Ogni volta che Elia entrava o usciva dalla banca, sfiorava le dita con un bacio e lo deponeva sulla mezusa. Ancora oggi possiamo vedere le mezusa affisse su tutti i negozi e le abitazioni del ghetto. Anche fuori dal Banco Rosso, il cui portone esiste ancora oggi. Quella che un tempo era una banca è oggi un museo. In passato c'erano tre banche nel ghetto. Oltre al Banco Rosso, la più antica, c'erano anche il Banco Verde e il Banco Nero. I tre colori corrispondevano alle ricevute emesse dalle banche per agevolare il commercio con le tante persone che allora non sapevano leggere. In stridente contrasto con le modeste costruzioni del ghetto, ecco il Palazzo Ducale, il centro del potere della Repubblica di Venezia. La prima volta che ho visitato il Palazzo Ducale, mi sono immedesimato in chi vi entrava nel XVI secolo. Ci si sente piccoli e insignificanti e si prova un grande stupore di fronte all'oro, al marmo, ai dipinti, che trasmettono un'immagine di potenza e di ricchezza. Quello che colpisce ancora oggi Bernd Roeck, esperto di storia veneziana, è senza dubbio il disegno politico seguito dall'architetto. Venezia è stata per secoli una delle città più ricche d'Europa ed era allo stesso tempo una repubblica rappresentata dalla figura del doge e governata da un senato. La tolleranza era importante per garantire il potere economico. Le sorti di Venezia dipendevano dai commerci e se fiorivano la città prosperava. Ma se c'era concorrenza, l'eventualità più temuta o una guerra, Venezia soffriva. Proprio da questo interesse è nata un'inclinazione a cercare la pace piuttosto che la guerra. I mercanti sono da sempre dei guerrieri molto riluttanti. Ma a volte le guerre erano inevitabili. Nel 1509 la Repubblica veniva minacciata da un'alleanza tra il Papa, la Francia e l'Impero austriaco. Venezia era un passo dalla rovina. La città sembrava sull'orlo della catastrofe. Le truppe nemiche avevano ormai raggiunto la laguna. Soltanto grazie alla fortuna, alle abilità diplomatiche e soprattutto al dissenso tra gli avversari che non si accordavano su come spartirsi il territorio, alla fine Venezia è riuscita a sopravvivere. Ma sono stati tempi duri. Niente costa più della guerra. Si dice che servano tre cose per una guerra. Denaro, denaro e ancora denaro. E quindi ai nobili veneziani, tutto sommato, gli ebrei facevano molto comodo. Gli ebrei dovevano risollevare le finanze di Venezia dissanguate dalla guerra. Erano sempre di più quelli che arrivavano nel ghetto in fuga dalle guerre e dalle persecuzioni e non c'era quasi più posto. Qui c'è il mio banco. No, c'è il mio banco. Certo che no. Certo che sì. Ah, certo che no. Certo che sì. Ma cosa vuol dire? Certo che no. Vuol dire certo che no. Muro, dai piedi, su. No. Caro mio, il banco oggi è occupato. Arrivederci.
Davanti al Banco Rosso di Elia Kalimani c'era sempre una lunga fila per ricevere un credito. Eppure i veneziani aspettavano. La guerra aveva ridotto in rovina molte persone. Le autorità avevano affidato alle banche ebraiche il compito di concedere piccoli prestiti alle famiglie in difficoltà per placare gli animi. I veneziani lasciavano in pegno i loro oggetti di valore. Non bisogna farsi ingannare dall'oro e dal marmo. La maggior parte dei veneziani viveva forse un po' meglio rispetto ad altri cittadini europei, grazie all'approvvigionamento di cereali via mare. Ma anche qui c'era tanta povertà. L'attività del banco funzionava così. Chi aveva bisogno di soldi portava un oggetto di valore e riceveva l'equivalente in denaro. Se riusciva a ripagare in tempo il debito, compresi gli interessi, gli veniva restituito il pegno, altrimenti il titolare del banco era autorizzato a tenerlo e rivenderlo. Tuttavia non tutti gli oggetti potevano essere dati in pegno alle banche ebraiche. La Chiesa vigilava sempre, in particolare alcuni frati dell'ordine francescano. Finora si erano occupati di distribuire le elemosine ai più poveri, ma adesso il loro atteggiamento intimidatorio disturbava i prestatori ebrei, ai quali era infatti severamente vietato accettare in pegno qualsiasi oggetto sacro cristiano. Fammi vedere cosa c'è! E tu cosa c'è? E tu anche! Presto! Presto! Fammi vedere! Eretico! Eretici! A morte gli ebrei! Elia Kalimani sapeva che su di lui pendeva la spada di Damocle dell'Inquisizione. Sia i cristiani che gli ebrei si affidavano alla clemenza divina. Con preghiere diverse, con diverse invocazioni di aiuto, si rivolgevano allo stesso Dio. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amen. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amen. Nel corso della storia, gli ebrei erano stati già perseguitati e uccisi per colpe infinitamente minori. In tutta Europa, i pogrom erano stati una tragica costante fin dal Medioevo. Gli ebrei erano considerati responsabili della peste e di altre sciagure. Queste stampe si riferiscono alle terribili persecuzioni avvenute in Germania nel 1348. L'impiccagione dell'ebreo al fianco del cane era un modo per ucciderne la dignità. La morte sul rogo doveva ovviamente purificare gli ebrei dagli spiriti maligni. A Venezia l'epicentro della discriminazione e dell'odio per gli ebrei era l'ordine francescano, la cui sede era l'imponente Basilica dei Frari. Annesso alla chiesa c'è un antico convento. Oggi è in parte abbandonato, ma ospita uno dei più grandi archivi storici del mondo, l'Archivio di Stato di Venezia. Qui è custodita tutta la storia di Venezia e con essa quella dell'Europa del Medioevo e dell'inizio dell'età moderna. Lungo chilometri di corridoi sono custoditi centinaia di migliaia di atti, nessuno sa quanti siano di preciso e il loro numero sembra infinito. Molte pratiche non sono state mai sbrigate. Tanti segreti giacciono ancora nascosti tra le innumerevoli cartelle di documenti. Nell'archivio di Stato si trovano anche le pratiche delle autorità giudiziarie veneziane legate al ghetto ebraico. Tra queste c'è un documento importante. Si tratta dell'atto costitutivo del ghetto di Venezia.
È qui che troviamo per la prima volta il concetto di ghetto. L'origine di questa parola ha una storia sorprendente, come ci spiega Donatella Calabi. Prima del 1516 il ghetto era una zona destinata prevalentemente a una produzione di rame. E la parola stessa ghetto deriva da questo, è un toponimo, non ha niente a che vedere né con gli ebrei né con la segregazione, malgrado abbia poi avuto una fortuna terminologica, parlano di ghetto come luogo di emarginazione, luogo di segregazione. In realtà inizialmente questa parola non aveva veramente niente a che vedere con la segregazione, era semplicemente un toponimo esistente in loco dal Medioevo che significava in veneziano getto, luogo dove si gettavano le scorie della lavorazione del rame. Questa parola diventa poi ghetto con l'arrivo dei tedeschi, degli ebrei tedeschi, quindi dopo l'istituzione del ghetto, quando i tedeschi leggono la G in ghe. Oggi il significato della parola ghetto è noto in tutto il mondo. Il nome di questo piccolo quartiere ai margini della città di Venezia è diventato universalmente sinonimo di persecuzione e oppressione. In realtà qui c'erano luci e ombre, unione ed emarginazione. Oggi molti non fanno caso ai segni nel ghetto che testimoniano l'antica reclusione della popolazione ebraica. Al massimo si notano delle piccole incisioni sui muri. Qui si trovano i cardini delle porte che chiudevano il ghetto. Vivere nel ghetto significava infatti essere prigionieri. Andiamo, amore, sai giù là. Qui si trovava una delle tre porte. Le case antiche dei guardiani sul ponte ne sono la prova. In tutto c'erano tre ingressi al ghetto, che sono ancora oggi gli unici punti di accesso al perimetro originale. Tutti e tre gli ingressi portano a un canale che circonda il ghetto. Il canale dietro di me è il confine del ghetto, le alte case alle mie spalle sono il ghetto, che era come una piccola fortezza all'interno della città. Quindi era un luogo chiuso e aperto, un luogo in cui gli ebrei erano stati simultaneamente esclusi o separati dal resto della città, ma anche inclusi e protetti all'interno della città. Ore d'angoscia per Ricca Calimani, moglie di Elia, portato via dai veneziani per essere interrogato. Doveva tornare presto, prima che le porte del ghetto si chiudessero per la notte. Oggi può sembrare strano, eppure la reclusione nel ghetto era anche una protezione, soprattutto di notte. Chi rimaneva fuori dopo la chiusura delle porte era facile preda di una città piena di rancore. Il suono delle campane annunciava la chiusura delle porte. Elia doveva assolutamente rientrare in tempo. Ricca temeva che fosse stato imprigionato dall'Inquisizione. Tuttavia, il potere della Chiesa aveva dei limiti a Venezia. Nella Repubblica il commercio era più importante della vera fede e certe trasgressioni non venivano punite duramente come altrove. Al suono della campana di San Marco, la celebre marangona, venivano chiuse le porte del ghetto a mezzanotte.
Ma le porte non erano l'unico accorgimento per isolare fisicamente il quartiere dalla Venezia cristiana. Ogni isola è circondata da un canale, in questo caso si tratta di un canale non enorme, non tanto grande, all'interno del quale dovevano passare le barche dei guardiani cristiani pagati dagli ebrei, ma cristiani e scelti dalla Repubblica Veneta, per controllare la chiusura delle porte e delle finestre durante le ore di chiusura, cioè durante la notte. Era umiliante per gli ebrei dover pagare anche i propri guardiani. Venezia era una potenza importante che faceva le cose con criterio giuridico e allora decise di offrire agli ebrei che restavano e che vivevano in città un accordo giuridico chiamato condotta. Questa condotta stabiliva le condizioni alle quali gli ebrei potevano vivere a Venezia. Poiché la Serenissima Repubblica li considerava ospiti, era concesso loro di trattenersi, ma sempre provvisoriamente. In cambio dovevano rispettare alcune condizioni, come la concessione dei prestiti e pagare pesanti tributi. Tali condizioni non venivano negoziate, ma imposte agli ebrei, e cambiavano di continuo. Non va bene quello. Come possono farci quello? Cosa c'è scritto? Sono d'accordo. All'inizio queste condotte si rinnovavano di 5 anni in 5 anni, quindi non è che mancassero del tutto le tensioni. Gli ebrei erano sempre a rischio di espulsione e le condizioni per il soggiorno non erano certamente le più eque. Gli ebrei non hanno mai potuto accedere alla proprietà, era loro impedito a essere proprietari. Loro abitavano delle case come affittuari, le case erano di proprietà di cristiani, i quali hanno affittato le loro case dopo l'istituzione del 1516 ad un affitto maggiorato, 30% in più di quanto pagassero i precedenti affittuari cristiani. Siccome gli ebrei non potevano possedere le case dove abitavano, l'unica cosa che potevano fare era avere in mano delle monete. E che se ne facevano del denaro se non lo potevano spendere? Lo prestavano. Nuove generazioni di prestatori si trasferivano nel ghetto e gli anni passavano. Ma l'usanza di affiggere la mezuzà sulla porta restava viva nei secoli. L'attività bancaria non era l'unica professione che gli ebrei del ghetto potevano esercitare. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Sono piccola. Chi non aveva denaro da prestare doveva cercare un'altra fonte di guadagno. Anche qui esistevano delle norme rigide. Gli ebrei non potevano infatti esercitare ufficialmente nessun mestiere, ma erano ingegnosi e riuscivano a creare oggetti di valore anche partendo dagli scarti, come le ossa delle macellerie. Per questo sfruttavano la collocazione unica di Venezia. Ancora oggi nei canali vivono molti animali acquatici, come i granchi. Proprio questi crostacei, insieme alle ossa e agli scarti, diventavano una fonte di guadagno per gli ebrei più poveri. Se si guarda attentamente, questa attività ha lasciato tracce ancora visibili. Dove si trovano ce lo spiega Sergio Steffenoni. Le persone entrano nel ghetto e non ne conoscono la storia, non capiscono, non decodificano. In realtà vivere qui è vivere in un posto dove le pietre parlano di una storia. Tu devi immaginare che è un posto pieno di cose strane, anche un po' misteriose, anche un po' sconosciute. Per esempio, queste due finestre che tu vedi qui, che sono a livello della marea.
Venezia è stata costruita sull'acqua e quindi soggetta alle maree come nessun'altra città al mondo. Due volte al giorno il livello del mare si alza e si abbassa anche di 80 centimetri. L'acqua entra nei canali. Gli edifici possono essere sommersi fino a una certa altezza e lo stesso vale per quelle strane finestre murate. Non sono state sempre chiuse. Con la bassa marea si trovano poco al di sopra del livello dell'acqua, con l'alta marea poco al di sotto. In passato l'acqua entrava e allagava le stanze su cui si affacciavano. Quelli che erano dei magazzini molto bassi, dove la gente buttava delle ossa, prevalentemente di bue, e entravano dentro con la marea le seppie e i granchi. E le seppie e i granchi mangiavano quello che rimaneva di proteico nelle ossa, come dire, le spolpavano. Poi l'acqua salsa le puliva e dopo un periodo di, credo, un mese circa, le ossa venivano tirate fuori e le portavano nel campo. E qui con le ossa facevano i bottoni. Ed era una delle attività del ghetto, perché era un'attività un po' immonda star lì con queste ossa sporche, no? E le lasciavano logicamente ai più poveri. Un tempo i bottoni erano fatti di corno, legno, metallo, oppure proprio di osso. Questi ultimi non erano certo duri come gli altri materiali, ma senz'altro più economici. Agli ebrei era concesso di dedicarsi solo alle professioni che venivano scartate dal resto della popolazione cristiana e di cui non si occupava nessuna corporazione, come l'affilatore di coltelli, il conciabrocche o i robivecchi. Infatti non potevano vendere alcuna merce nuova, ad eccezione dei generi alimentari kosher. L'attività principale degli ebrei restava il prestito di denaro. Dato che i veneziani poveri diventavano sempre più poveri, il bisogno di piccoli prestiti continuava a crescere, al punto che i prestatori ebrei restavano spesso senza denaro. Dovevano quindi chiederlo in prestito ai veneziani più ricchi. Tra i cristiani il prestito del denaro era proibito, ma gli ebrei non erano fratelli, quindi potevano essere concessi loro dei prestiti. Ed era la Repubblica a decidere quali interessi sarebbero stati applicati agli ebrei. E la regolamentazione divenne sempre più rigida. Di fatto, i banchi del ghetto dagli anni 70 del Cinquecento non furono più imprese private, ma furono finanziati da nobili veneziani che permettevano il funzionamento dei banchi. Questo è un paradosso. No, di più pesante, più lunghe, più alte. Bisogna di qualcosa di più... No, assolutamente, non me lo posso neanche permettere. No, bisogna di qualcosa per la cucina, per fare questo. A metà del XVI secolo, delle strane figure fecero la loro comparsa nel ghetto. Indossavano abiti esotici e parlavano una lingua straniera. Erano mercanti che venivano dall'Oriente ed erano ricchi, molto ricchi. Buongiorno. Visto che fino ad allora i ricchi mercanti erano una presenza rara nel ghetto. I nuovi arrivati erano del tutto sconosciuti agli ebrei italiani e tedeschi che vivevano a Venezia. Molto rare questi bottoni. Ho visto anche questi gialli, questi marroni, questi. Cosa fa? La Marina ha rotto il bottone. Adesso lo deve pagare. No, non vada via. Eppure erano come loro, ebrei. Ebrei sefarditi. I loro antenati erano fuggiti dal Portogallo e dalla Spagna in seguito al massacro di Lisbona del 1506, uno dei più grandi pogrom dell'inizio dell'era moderna. Dalla penisola iberica gli ebrei scappavano verso l'Europa e il Nord Africa. Alla fine alcuni si stabilivano a Costantinopoli, l'odierna Istanbul, che aveva importanti legami commerciali con Venezia. Per l'economia veneziana era importante avere buoni rapporti con l'Oriente. Per questo alcuni ebrei sefarditi erano stati invitati a stabilirsi nel ghetto.
Si tratta di persone che hanno abitudini diverse, mestieri diversi. I primi ebrei, che sono prevalentemente italiani o tedeschi, sono o banchieri o vendono merci usate. Quelli che vengono sia dalla Spagna e dal Portogallo che dall'Impero Ottomano sono invece dei grandi mercanti che navigano sul mare, quindi hanno veramente dei comportamenti e delle abitudini totalmente diverse. Il ghetto doveva essere ingrandito. Venne quindi ampliato con l'aggiunta del ghetto vecchio. Arrivavano sempre più persone. Lo spazio si riduceva e le abitazioni mancavano. Questo portava a costruire case sempre più alte, come a Venezia oggi si vedono infatti solo qui, nel ghetto. Un'impresa difficile in una città che sorge sull'acqua. Prima andava verificata la stabilità degli edifici. Come abbiano fatto i costruttori a superare la sfida, lo scopriamo insieme a Donatella Calabi nell'archivio di Stato. Qui sono custoditi i progetti originali degli edifici a più piani. Le prime ondate migratorie fanno sì che ci sia una popolazione che cresce enormemente. A metà del 600 erano circa 3.000. Ed è chiaro che questa densità è stata risolta con una costruzione di case in altezza, che è una cosa assolutamente rara per Venezia. Venezia è una città col suolo sabbioso, dove costruire in altezza è molto difficile e anche abbastanza pericoloso. La soluzione scelta è quella di costruire un'edilizia molto leggera, con dei muri sottili e con un'altezza fra pavimento e soffitto molto bassa. Era l'unico modo per riuscire ad arrivare a costruire degli edifici che fossero di 7, 8, addirittura 9 piani. Gli appartamenti dal soffitto basso nei vecchi palazzi del ghetto esistono ancora oggi e sono ancora abitati, il che può comportare anche diversi problemi. Sempre a fare questo. Aia! Ti dà morti. Questa è molto veneziana, scusate, questa è molto morti. Veneziana. Possiamo rifarla. È proprio buona. Quando Sergio Costantini invita degli amici, deve raccomandare loro di fare attenzione. Ogni volta il cranio. Vabbè. Devo fiere. Cos'è meraviglioso fare sto percorso da Piazzale Roma. Aia! Allora ciappala. Perché vedere queste case basse, il trave a vista è meraviglioso, però ti è solo a Venezia. Qua, via di farsi baruffa per passare. Per lui il soffitto basso non è mai stato un problema, dato che è alto circa 1,60 m e ha quindi l'altezza media degli uomini del XVI e XVII secolo. Ma per molti dei suoi amici andare a trovarlo a casa è una vera impresa. Ti hai visto anche dei grandi cambiamenti, immagino. Ma abbastanza, tanti. Ancora più sorprendente è la casa di Sergio Steffenoni, che dopo averci svelato il mistero delle finestre murate, ci porta nel suo appartamento, che in passato era un luogo davvero unico. Sergio lavora come psichiatra in un istituto carcerario e da qualche anno si è trasferito nel ghetto. Ci ho pensato anche un po' dopo che c'era questo collegamento tra lavorare nel luogo della chiusura e vivere in un luogo che era stato un luogo della chiusura liberato. Una lapide all'entrata indica che si tratta di una casa appartenuta alla comunità ebraica. È costruita in modo completamente diverso rispetto agli altri edifici. In questa casa io sono rimasto molto affascinato da questi spazi enormi, per cui praticamente c'erano
tre enormi stanze senza pareti di divisoria, che è una cosa un po' diversa da tutto il resto del ghetto, in cui le stanze sono tutte piccole, molto affastellate, una dentro nell'altra. E per cui ho fatto un po' di indagini, ho cercato di capire nell'archivio della comunità ebraica. E questa casa era la casa delle feste della comunità. Per cui io vivo qui e immagino queste enormi feste di tutta la comunità, dove tutti mangiavano, ed era il momento della gioia. Perché voi vedete che questo spazio enorme, che è il campo del ghetto, che dovete immaginare è pieno di persone che lavoravano, che vivevano nel campo. Il ghetto è questo spazio fuori enorme, perché fuori non c'erano case, questa concentrazione enorme di persone che vivono con spazi grandi per le cose importanti, la preghiera, il lavoro, le feste, e spazi piccolissimi come era la vita privata. Ecco, questa era la vita nel ghetto. Il campo di Ghetto Nuovo è anche diventato, dal momento in cui è stato istituito il ghetto, un luogo di identità comunitaria molto importante. La presenza dei pozzi e quindi dell'approvvigionamento dell'acqua, la presenza delle sinagoghe, sono servizi molto importanti per la comunità. Ancora oggi il campo del ghetto è una delle piazze più grandi di Venezia. Sebbene gli abitanti facessero i conti con i cronici problemi di spazio, si concedevano questa vasta area aperta e pubblica. Una piazza grande come questa è il luogo più adatto a contrastare la sensazione di sentirsi esclusi. Così il campo del ghetto è diventato uno degli spazi preferiti da tutti i veneziani. Qui i bambini possono scatenarsi senza rischiare di cadere nei canali. Al centro della piazza incontriamo un residente particolare. Si è trasferito a Venezia dalla Giordania. Il mio locale è perfetto, funziona molto bene, sto dando tutto il mio. E stando così in una posizione centrale, centro al ghetto di Venezia, io sono il cuore del ghetto di Venezia. E sono venuto qua nel 2000 a trovare un mio zio che studiava qui a Venezia. E poi c'è stato tipo un colpo tra me e la città. E ho deciso di fermarmi. Ho iniziato qua la mia vita. E io sono musulmano. Ma è questo, magari per uno da fuori sembra, suona strano, ma per me è normalissimo. Essendo qua, cioè non ho visto nessuna differenza come vita. Anzi, mi trovo molto bene. Io faccio il mio, convivo nella città, ma questa è Venezia più che altro. Io ho avuto la fortuna e me lo sto portando molto bene questa mia fortuna, perché penso che la fortuna non è che ti viene una volta nella vita, ti viene tutti i giorni e devi camminare con la tua fortuna. Che meraviglia.